subito dopo, un paio di giorni dopo, no, il giorno dopo della presa di Roma, ho assistito a Roma a tutte quante le i festeggiamenti a Piazza Venezia, con tutte quante le bande musicali, c'era la banda americana, addirittura quella banda di bersaglieri italiani, e a mezzo a tutte queste bandiere americane, canadesi, francesi, inglesi, c'era la bandiera italiana, fortunatamente. E siamo partiti da Roma, sono partito da Roma perché la famiglia mia è rimasta a Roma per qualche tempo, anzi era impossibile tornare ad abitarci. E sono andato insieme a altra gente, siamo andati a un comando inglese per cercare lavoro. Cercare lavoro, sì, ci hanno messo a mettere su una tenda che serviva per far mangiare la truppa loro. E noi abbiamo messo su sta tenda, eccetera, eccetera, paletti, contropaletti, buche, eccetera. E stavamo aspettando pure noi di mangiare, qui con la trombetta, sulla trombetta tutti quanti inglesi sotto la tenda a mangiare dove abbiamo messo noi, e noi niente. Si è presentato il maresciallo loro, graduato loro, la scatoletta di carne, eravamo 6-7 persone, la scatoletta di carne. E uno che diceva, ma tutto qua è il mangiare. Dice, questo basta, capisci? Ma vabbè. Abbiamo buttato le pale e siamo andati via. E questo dietro ci doveva presso, calabusci, calabusci, ci mi metto in galera. E siamo andati al comando americano, che stava nella caserma, quella che adesso è la caserma Santa Barbara, mi pare si chiami, quella che sta al Bianzio, proprio sul mare, lì. La caserma, la famosa caserma militare. Anzio Bologna? No. No, sta lungo la strada, appena si esce da Anzio, lungomare. Ah, non lo so, non lo so come si chiama. La Santa Barbara. Quella marrone chiara. Sì. E lì c'era il forno americano. Mi hanno dato la divisa, mi sono vestito da americano, ho cominciato a fare il pane vetro, la truppa. Finito così, è finito che poi siamo... Il forno si è spostato e noi facevamo il pane per le truppe che avanzavano. Era un forno tutto quanto montato su camion, un camion dopo l'altro con nastri trasportatori, eccetera, e impastatrici di farina, ci mettevano dentro di tutto, ci mettevano addirittura alcune volte ci mettevano lo zucchero, lo strutto. Insomma, c'erano tutti questi ingredienti per fare queste pagnottelle che erano piccole così, poi una volta infornate dentro questa autoclave, quando uscivano fuori erano dei panetti. Noi tutti quanti con i guanti a divisa da lavoro, i guanti di cuoio grasso per non inquinare, per tenere pulite le pagnottelle. E poi si è spostato il forno e andavano a Civitavecchia successivamente. Perché naturalmente il fronte si era spostato, era andato più avanti di Anzio, più avanti di Roma. A Civitavecchia a imbarcarsi andavano a Tolone, mi pare, sì, a Tolone. Perché anche in quella zona lì era stata liberata e rimaneva solamente tutto quanto il fronte italiano che si era fermato al fronte, come si chiamava, la linea gotica. E mi hanno detto, ho detto io scendo qui perché devo andare dalla famiglia a portargli qualche cosa, infatti la famiglia erano morti di fame ancora, con la faccia di Roma, con la fame che c'era stata a Roma. Sono sceso a Roma e loro mi hanno detto, guarda, presentati via Civitavecchia, prendi un altro camion, io sto vestito americano, prendi un altro camion, ci raggiungi a Civitavecchia, c'avevo il cartoncino loro col numero e con la dicitura 38esima bagher immobile speciale, affare del genere. E niente, sono arrivato a Roma, mi sono fermato lì, mica mi sono mosso più. E così è cominciata la vita civile. I documenti
che avevo portato dall'assù, timbrati dal comando tedesco, da dove ci eravamo fermati per mangiare e farci dare e farmi dare il passaggio del Roma, stanno qui al Museo dello Sbarco insieme a una parte della divisa da combattimento che c'avevo. C'era una divisa completa da volo che mi ero portato per freddo dentro alla cassetta, alla valigiaccia, le solite valigie quelle tipo cartone, no? Che erano... E niente, ero questo ufficiale, c'era freddo, gli ho dato la parte superiore, me ne sono rimasti solamente i pantaloni che ho messo qui al Museo dello Sbarco. Fine della storia. Dunque, la mia famiglia è tornata ad Anzio una mesata dopo della presa di Roma, perché le case, anzi, la maggior parte erano andate distrutte. Noi quando siamo ritornati a Anzio, perché io mi sono fermato a Roma dopo che ho lasciato il forno americano, ero fermato a Roma insieme alla famiglia, siamo ritornati dopo qualche tempo, adesso non mi ricordo precisamente quanto tempo, questione di un paio di settimane, più o meno una settimana, due, non lo so. E Anzio era completamente partita, era completamente distrutta. Noi abbiamo ritrovato la casa intera, era stato colpito solamente l'appartamento all'altra parte, che era un buco, e tutta la popolazione di Anzio si era, quelli che rientravano si rifugiavano dentro le villette di sti villeggianti che c'erano comprate qui. Invece noi, però i mobili non c'erano. I mobili non c'erano perché? Perché gli americani dei mobili ne hanno fatto delle... hanno spaccato questi mobili e hanno fatto delle buche in mezzo ai boschi, in bosco qui di padiglione, eccetera, eccetera, di lavigno, che lavigno non c'era allora, non esisteva niente. Hanno fatto delle buche, dei ricoveri, sopra ci mettevano le tavole dei mobili e sopra queste tavole ci mettevano le sacchette di sabbia. E noi per un certo tempo abbiamo vissuto pure di quel materiale lì, perché andavamo nei boschi, andavamo a scavare e si trovava di tutto, si trovava scatolame e tutto.